ci giunge una notizia inattesa che rischiarerà, speriamo, le ombre ancora fitte che avvolgono un caso che ci tiene col fiato sospeso da oltre un anno e mezzo, la misteriosa e inquietante morte di Liliana Resinovic, una donna di 63 anni, originaria di Trieste. La sua scomparsa risale al dicembre 2021, mentre il suo corpo senza vita venne rinvenuto solo un mese dopo, nel gennaio 2022. Sulle circostanze del decesso le ipotesi non mancano, ma finora nulla di concreto. Tra supposizioni e rumors emerge una figura, quella del marito Sebastiano Vicentin, che incessante ricerca la verità dietro alla perdita della consorte. Il caso ha generato un tale interesse da coinvolgere anche la rinomata antropologa forense Cristina Cattaneo. Le è stato affidato il delicato compito di condurre una perizia medico-legale mirata a decifrare le circostanze enigmatiche del decesso. Ma non finisce qui, a completare il quadro investigativo, entra in gioco un altro attore, l'ex generale del RIS, Luciano Garofano. Con la sua esperienza, darà un contributo significativo per far luce sulla vicenda. La Procura di Trieste, nel frattempo, non si è piegata alla richiesta di archiviazione del caso, anzi, ha dato il via a nuove indagini. Cristina Cattaneo, con la sua competenza, si occuperà di analizzare le ferite, il loro origine e la datazione della morte. L'obiettivo principale è scoprire se la Resinovic sia stata vittima di un tragico incidente o se, al contrario, ci sia l'intervento di terzi. Luciano Garofano, già apprezzato per il suo lavoro al RIS, è stato scelto da Sebastiano Vicentin per fornire un ulteriore supporto alle indagini. Con un termine ultimo fissato per dicembre, l'interesse riguardo a come queste nuove investigazioni possano rivelare la verità sul tragico destino di Liliana Resinovic è più alto che mai. Non ci resta che attendere, con speranza che la giustizia faccia il suo corso.